Quindi i Mattia Bazzar che tu proponevi erano proprio quelli originali, cioè band composta con Antonella Ruggero come voce, Carlo Marrale, mio amico chitarrista, bravissimo cantante e compositore, Aldo Stelli dal basso e Pierangelo Cassano, tastiere e voce, Giancarlo Golzi alla batteria. Poi la band si è modificata. Ti ricordi a memoria, l'hai letto sul computer? Un po' me li ricordavo, un po' li ho letti. Fammelo dire, perché vabbè, pure io ho la mia età. Vabbè. Allora, dei Mattia Bazzar, Vacanze Romane. E sono di nuovo in compagnia di Antonella Ruggero e dei Mattia Bazzar. Eccoli qua. Allora, io volevo sapere, il brano che adesso ci farete ascoltare è Vacanze Romane, un brano che ha avuto un grandissimo successo anche tra i nostri ragazzi, come puoi sentire. E, diciamo così che questo brano ha... Ah, c'è un... Dopo la pasta. Dopo mangiando. Voglio dire, questo brano ha rappresentato per voi in una qualche maniera una svolta di immagine, forse anche di sonorità. Dico bene? Sì, dici bene. Più che Vacanze Romane, che è stato conosciuto così dal grande pubblico, tutto l'album, Tango, e prima ancora Berlino, Parigi, Londra. Ecco, quello, da quel momento in poi diciamo che il Mattia Bazzar ha cambiato. Senti, e una piccola domanda sulla tua voce, peraltro straordinaria. Vorrei sapere quanto c'è di naturale, un dono proprio del Signore, di sicuro, e quanto però hai anche studiato e l'hai educata? Ma io credo che, specialmente per cantare musica leggera, lo studio serva fino a un certo punto, anzi io credo nel mio istinto, ecco, la voce è un dono, come dicevi tu, del Signore, il mio istinto è quello che me la fa gestire in un certo modo. L'unica cosa, ho studiato lirica, ma per così, per un mio gusto personale, verso una certa ricerca vocale, ma che non ha niente a che vedere con la musica leggera. La musica leggera, e nel tuo istinto ci crediamo anche noi, tant'è vero che ti vogliamo ascoltare. E signore e signori, Vacanze Romane. Thank you.
la 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 la